Ecco qua ragazzi, siamo in zona marchigiana, vi faccio vedere più o meno dove dobbiamo andare alla ricerca di vecchi trattori o vecchi camion. Ecco qua, queste sono un po' le nostre mete. Avanti! Siamo in zona Jesi adesso. Eccoci qua cari amici, appassionati di camion fuori produzione. Abbiamo qua la possibilità di sentire il sound. Bene, grazie. Ecco qua. Così abbiamo visto. Come ti chiami? Così? Massimo. Bravo Massimo, che insomma ci ha fatto il piacere di accendersi qua il camion, questa motrice con tanto di rimorchio. Mezzo movimento terra qua, cioè sì. Usato chiaramente il camion usato nei, tutto. Grazie di tutto, usato nei lavori di movimento terra, insomma questo 190-38, insomma l'abbiamo visto qua con il contadino di Rovereto, guardate un po' ragazzi, saluto anche Cesare Bisio che gli ho dato lui subito l'anteprima, eccolo qua, ecco qua il 190-38. Fa parte appunto della famiglia dei 190 che è nata tra il 1984 ed il 1993 è stata in produzione la serie dei 190, eccolo qua. Questo qua è un 8 cilindri, dovrebbe avere sui 377 cavalli di potenza. Questo qua ci ha detto che ha un cambio ZF, per cui insomma così è. Tanto l'abbiamo portato a casa ragazzi, appassionati. Ecco qua, come ti chiami? Così sei anche tu nel cast. Io? Marchegiani. Ecco qua, nome, come ti chiami? Achiliano. Ecco qua, cosa dici dei camion? Grandi macchine. Grande macchine, vero? 23 anni l'ho portato. 23 anni, ragazzi. Ecco bietole. E bietole, grano. Ecco qua. E ancora oggi dici che... Ancora cammina quello mio. L'ho venduto, ma ancora cammina. Ecco qua, ragazzi, appassionati di vecchi camion. Camion fuori produzione. Ecco qua. Così, un avvistamento così casuale. E insomma qua il signore che ci ha salutato adesso era venuto qua, ma pensava che si faceva qualche foto qua alle piantagioni, qua qualche pianta, ci ha detto come mai, e dopo ha detto guarda veramente sto preparando il filmato, e do così un po' di suspense. E gli ho detto sono un appassionato di vecchi camion, ma tu sei il Marvin, mi ha detto, sì sono il Marvin, mi ha riconosciuto, ecco qua, rimorchio De Angelis, ecco qua ragazzi, questa è un po' la diretta, come piacciono a noi, Luca, hai visto? Camion che lavora ancora. Camion che lavora ancora, un 190-38, ripeto, un camion ancora di fascino, cambio ZF, vabbè dai, insomma, saluto anche l'amico Giordano. Guarda qua Giordano, preso al volo, ecco qua, a mani vuote non si va. E siamo qua sulla strada che poi questa sera ci porterà in Abruzzo, perché andiamo a un raduno di camion d'epoca. L'Asi Show. Comunque dai, gustiamoci intanto quello che la strada offre, come dice anche, come ha imparato anche il nostro amico Angelo Carucci. A dire quello che la strada offre. Ecco qua ragazzi. Lascio gli esperti qua le considerazioni, saluto anche Marco da Lecce, appassionato di 38. E niente qua Luca, cosa dici? Sei infreddolito, però insomma. Arriva qualche sole.
adesso che arriva un po' il sole, però insomma hai visto questo 190-38 che combatte ancora. Adesso facciamo vedere traccia di serbatoio, qua ce l'hanno acceso, insomma, infatti io ho detto non è che mi potresti accendere il camion, infatti, ecco qua, dai, messo in saccoccia anche questo. Con questo amici vi saluto, ecco qua, e niente, insomma, io ho i vecchi camion e adesso tutti qua da vedere, insomma, la ditta Movimento Terra, macchinari e via andare. Spettacolo. Ecco qua ragazzi, e adesso come dicevo andiamo verso questa rivendita di mezzi Movimento Terra, portiamo a casa ancora traccia qua di macchina e rimorchio. Questo camion Movimento Terra cantiere con tanto di rimorchio De Angelis, devi andare, insomma, ecco qua, quello che la strada offre noi l'abbiamo messo in saccoccia, ecco qua, questi sono un po' così gli avvistamenti così del momento, ecco qua, si porta a casa tutto, anche questo è ricordo. Ciao a tutti, saluto Antonio da Salerno ed Emis e tutti quanti gli appassionati di carne, anche Alessandro da Milano.